c'è la curva. Prove di traino, perché la sgambatella di oggi si fa con il Raffa che ce l'ha lui l'elettrica e io quella muscolare. Sembra che funzioni. Mica male. Castel Sant'Angelo sul Nera e ci fermiamo alla fontanella. E breve sosta al parco giochi di Castel Sant'Angelo e rifornimento acqua. E con l'occasione ho detto che almeno c'è posto le mani. Sì, hai detto che non tieni a andare, perché porta più. No, ma grazie alle fette perfette. Sì, dicono che lo so da là. Io già avevo fatto 4 pezzi. E qua c'è il bivio per Castelluccio e noi andiamo verso Nocelleto all'attacco del Monte Cardosa. Che bello, eh? Ah. Questo mondo sono visto, dico che non avevo piato quello. Però sono fatto un giro molto più largo, anzi per tagliare adesso lo dritto lo faccio più largo. Qui si è girato? No. Più su? Siamo a Rapegna, 807 metri. E qui inizia lo sterrato. Fino alla cima. E vai. E MTB? No, sto in tour. Tour? Thank you.
Piano. Sì. Piano. Una svolta a sinistra sul sentiero. Pit stop. Ed eccolo il nostro Monte Gardosa, bello verde e bello ripido. Il porco. Monte Prata, questo qui di fronte a noi. Monte Prata sta là. Ah, a destra. Quello lì che adesso si è coperto, quello del Bessi Forche, Monte Prata sta sotto. Quello a destra è il porco, quello è il... Qui ha detto questo, non so, quello. Argentella? Ma quello ci mette giù, guarda, non so se qui è l'Argentella, quello della poi qua. Ed eccolo. Monte Gardosa, 1800 e rotti. Chissà se riusciremo ad arrivare alla croce di Monte Gardosa. Vediamo un po'. Le praterie ci aspettano. Siamo gli spiritosi oggi, C'è la curva. Siamo al valico del Monte Gardosa, ci siamo quasi, fortuna il gancio. Adesso si scende per Visso. E Raffaele si cimenta in un downhill soft. Hai messo il turbo? Porca Dove? Ah! Da quando? Passiamo lì? Single track del Gardosa e vai!
Wow! Scassata bene, eh? Aspetta, qui siamo alla fonte, come si chiama? Non si sa, di abbeveraggio delle vacche. Rientra abisso. Entra alla base.